Sì, buona, buonasera a tutti, io sono Stefano Pavignano, ho 28 anni, sono di Occhieppo in provincia di Biella e da febbraio 2021 il neo consiglio regionale della Federazione Ciclistica Italiana mi ha nominato quale presidente regionale dei giudici di gara per quanto riguarda la regione Piemonte e Valle d'Aosta. Sono qui per promuovere il, soprattutto il corso per nuovi giudici di gara e anche per parlare del ciclismo. Della, della nostra provincia in materia tecnica. La nostra provincia ha molte gare partendo dai giovanissimi che sono la categoria iniziale eh, che partono dai 7 anni fino ai 12 anni, poi ci sono le gare di esordienti, eh, alcune gare allievi per poi passare alle gare di elite under, gli ex dilettanti che eh, sono calendarizzate eh, quali nazionali, quindi eh, hanno una maggiore eh, rilevanza sul calendario italiano. Assolutamente il nostro territorio offre qualsiasi tipologia di percorso, dalla pianura alla salita, oppure anche, a, anche dei percorsi di Downi per quanto riguarda il mountain bike enduro. Abbiamo un circuito di enduro e questo lo riconosce anche il maggior organizzatore del ciclismo italiano che è Parte e arriva molte volte nel nostro territorio. Il corso dei giudici di gara è riferito a persone dai 16 ai 55 anni ambo i sessi, è un corso prevalentemente online, quindi non bisogna recarsi in sede a Torino. È un corso di 32 ore che è multidisciplinare, quindi si parte dalla strada, al fuoristrada, alla pista, al paraciclismo e a tantissime altre discipline che il ciclismo comprende. Alla fine di questo corso ci sarà un piccolo esamino scritto e orale per poi eh, nella stagione successiva entrare effettivamente in ruolo e andare ad operare nelle gare di tutta la regione e eh, vedere eh, il ciclismo da una prospettiva diversa. Beh, eh, diciamo che la, la, mia, la mia passione è nata fin da piccolino, credo che eh, sono nato già con la passione nel sangue, poi è maturata con eh, il, il seguire mio fratello che correva e poi ho iniziato a fare il giudice in, in, in enti amatoriali, per poi nel 2014, giustamente come dicevo poc'anzi, ho fatto il corso eh, da giudice in federazione per poi proseguire con... con la carriera che tutt'oggi eh, mi impegna nelle domeniche.